Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Il libro di cui mi accingo a parlarvi è un romance made in Italy di un'autrice italiana veramente, veramente molto amata e che personalmente alla fine ha conquistato anche me, ed è questo. Non ho tempo per amarti di Anna Premoli. Questo è il secondo capitolo, diciamo, di una serie, diciamo, senza nome, che però segue il filo narrativo di questo libro. È solo una storia d'amore che veramente l'anno scorso mi piacque veramente veramente tanto. Qui avevamo la storia di Laurel e Aiden, qui invece abbiamo la storia di Terence e di Julie. Ecco, io per i nomi lo sapete che ho una memoria da cavallo, non neanche da cavallo, proprio da sedia. Ecco, mi accingo a leggervi la trama, dai. Allora, Julie Morgan scrive romanzi d'amore ambientati nell'Ottocento. Di quell'epoca ama qualsiasi cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un gioco di sguardi o al semplice sfiorarsi delle mani. L'unica cosa che salva del mondo di oggi è lo shopping online, che le permette di non mettere il naso fuori dal suo amatissimo e solitamente silenzioso appartamento. Almeno finché, proprio al piano di sopra, non arriva un misterioso inquilino. Un ragazzo strano, molto giovane, vestito in un modo che a Julie fa storcere il naso. È davvero un bene che lei sia da sempre alla ricerca di un uomo d'altri tempi, perché il suo vicino, decisamente troppo moderno, potrebbe rivelarsi ben più simpatico di quanto avrebbe mai potuto sospettare. Parto subito con una premessa. Qui c'è una storia d'amore, diciamo, con una sostanziale differenza di età. Per carità, ormai la differenza di età Non la si considera neanche più di tanto, perché ormai non è poi così strano che una donna stia con un uomo più giovane. Guarda, sì, la Demi Moore e Ashton Kutcher, considerato poi come è andata a finire, che poi lui alla fine si è messo con una della sua età, però vabbè, sono casi isolati. Oppure, per esempio, come l'esempio che viene citato nel libro, Chris Hemsworth, che è il Thor dei film della Marvel, e sua moglie, che è molto più grande se non sbaglio di 7-8 anni più grande di lui, quindi ormai, o Michael Douglas e la Catherine Zeta-Jones, ecco, che sono l'esempio più lampante. Sono stati una delle prime coppie con una sostanziale differenza d'età, parlo di quelle famose. Poi anche nella vita di tutti i giorni io conosco persone che hanno una bella differenza di età, eppure vanno d'accordissimo, ecco, il loro rapporto funziona alla perfezione. Ecco, qui invece diciamo che partiamo con, voglio togliermelo proprio dalle balle, l'unica pecca di questo romanzo, diciamo pecca, poi è una mia opinione personalissima. La nostra protagonista, Julie, è uno spasso, è fantastica, per carità, è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo, veramente mi ha fatto fare certe risate. Poi veramente lei è una donna di altri tempi, lei proprio sembra essere nata nel secolo sbagliato, ma a mio parere in questo romanzo si è fatta troppe fisime sull'età. Cioè, Anna, per quanto abbia creato un personaggio bello, divertente, in cui anche ci si può identificare, l'ha fatta calcare un po' troppo con le fisime sulla differenza di età, perché comunque lei ha 36 anni e lui ne ha 24-25, ecco, va per i 25. Quindi non è che ci sia solo 11 anni di differenza, sì, va bene, ma non siamo nel medioevo, ecco, cioè. E poi lui comunque mi sembra che abbia la maturità ben più di un 25enne, cioè è un uomo, non è un ragazzino, perché diciamoci, a 25 anni sei un uomo, non sei un ragazzino, sei un uomo a tutti gli effetti. Quindi, per quanto poi ci sono anche uomini di 40 anni adesso che si comportano da ragazzini, quindi adesso non voglio aprire un dibattito sulle varietà, però diciamoci la verità, dai 20 in poi non sei più un ragazzino, come non sei più una ragazzina, anzi neanche dai 20 anni in poi si può dire che stai entrando nel mondo degli adulti, quindi dai 20 anni, quindi questo è da 25, quindi diciamo che è già un uomo bello e fatto. Quindi tutte queste fisime, sinceramente, dopo un po' mi hanno fatto leggerissimamente storcere il naso. Sono più che altro, sono legittime poi, e diciamo in linea con il personaggio, perché comunque, come ho detto, lei è una donna che sarebbe più a suo agio in una ambientazione dell'Ottocento che nel mondo moderno, però diciamo che a mio parere l'ha fatta troppo. Però vabbè, questa era la mia personalissima opinione. Il romanzo poi è carinissimo, è veramente molto divertente, è una commedia molto frizzante, molto molto romantica, anche perché comunque poi vedo anche le fisime, poi a un certo punto fanno anche ridere le fisime di Julie, però non si può non amare Terence. Terence è un personaggio di cui ci si innamora irrevocabilmente. Lui è
un famoso musicista, fa parte degli Alien Temptation, la sua band, sono famosissimi. Diciamo, sono la band, possiamo dire che sono una boy band amata dalle ragazzine. Lui, infatti, credo che sia anche il più vecchio comunque di questa band. Però, comunque, è un ragazzo con la testa sulle spalle, un ragazzo anche che ha dovuto superare un grande dolore quando era un ragazzino, che è inglese, poi quindi ha l'accento inglese, quindi figurati, perché questa storia vi ricordo che anche se è made in Italy, è ambientata a New York, se non mi ricordo male. La protagonista, appunto, la protagonista è americana, Julie è americana come lo era Laura e come lo era Aiden. E qui fa anche una sporadica apparizione anche Norman, che è l'agente di Laurel. E mi è piaciuto anche molto rivederlo, nonostante si capisca. Diciamo che credo che Anna qui abbia aperto un po' la parentesi per il prossimo libro, perché il prossimo libro, se non ricordo male, l'aveva scritto nei ringraziamenti. Adesso provo a vedere. Aspettate, portate pazienza. Se porta pazienza, dove sono i ringraziamenti? Perché non ci sono i ringraziamenti qui? Aspettate un attimo, ragazzuoli. Aspettate un po', ecco qua. Sì, ecco, sta scrivendo la storia di Norma e Alex, che è la sorella di Aiden, se non mi ricordo male. E quindi avremo anche una nuova storia di questa serie. Quindi, appunto, tornando poi a parlare di Terence e Julie, partono come una coppia di vicini di casa assolutamente strambalata, e poi nasce una bellissima amicizia per poi trasformarsi in un rapporto che, diciamo, vivranno bene, ma che metterà appunto in crisi Julie per queste cavolo defisime dell'età, combinandone una dietro l'altra. Quindi veramente, poi lo stile di Anna è veramente molto frizzante, molto, molto fluido, molto scorrevole, non ci si annoia mai, è un romanzo che si beve, io me lo sono gustata. La mia amica Gaia del blog MM Intorni l'ha finito in una giornata e mi fa: guarda che Anna si beve. Appunto io sapendo, ho detto vabbè, figurati, infatti l'ho finito in 3 giorni, in 3 sere, perché sono andata piano apposta, perché non volevo correre, volevo gustarmelo a pieno, proprio mangiarmelo lentamente, come la vallelata, se no che gusto c'è, finisce subito, una cosa così, ecco. E quindi devo dire che i personaggi di Teresa e di Julie mi sono piaciuti veramente tantissimo, così come sono piaciute le incursioni anche di Laurel e delle altre ragazze, delle altre amiche, di cui adesso non mi ricordo i nomi, non me li chiedete, che mi hanno ricordato tanto l'alchimia delle quattro protagoniste di Sex and the City. Non chiedetemi perché, ma più che altro la loro alchimia, la loro grande amicizia e la loro grande complicità mi hanno ricordato moltissimo quelle quattro protagoniste. Appunto, Laurel, vediamo che lei è felicemente fidanzata con Aiden, che è appunto il protagonista del primo libro. Adesso vediamo un po' se riesco a trovare velocissimamente i nomi delle altre protagoniste, perché veramente no, io ho detto, allora c'è Audrey, ecco, Audrey l'ho trovata. Poi vediamo un po' se riesco a trovarne un'altra. No, oddio ragazzi, no. Non si può, io me li devo segnare i nomi, ho già capito che veramente devo imparare a segnarmeli. Vabbè, comunque devo dire, ecco, parlando appunto di Audrey, lei è una scrittrice, scrive romanzi di romance erotico, a volte anche sadomaso, tipo la E.L. James creata da Anna Premoli, più o meno. E anche lei è un personaggio molto irriverente, che lei non crede appunto nel matrimonio, non crede nei rapporti stabili, lei infatti passa da una relazione all'altra. Quindi è stato bello anche analizzare un pochino anche gli altri personaggi, però comunque la storia è tutta incentrata su Julie e Terence, e come dicevo, Terence vi farà innamorare. Un ragazzo, come ho detto, che ha sì 25 anni, ma non è per niente un ragazzino. È molto maturo, è molto, molto anche sbarazzino, è molto simpatico, molto gentile, soprattutto è anche romantico, devo dire, per certi punti di vista. Quindi io do un bel 4 stelle pieno a questo romanzo. Me ne avrei date 5, ma tutte quelle fisime sull'età veramente me l'hanno fatto calare di una stellina. Potrà sembrare stupido, ma dopo un po' veramente dicevo: Giulia, basta, perché dai, cacchio, non è un ragazzino e tu non sei una vecchia decrepita, cioè non hai neanche 40 anni, quindi ti prego. Quindi, a parte questo, veramente è un romanzo gradevolissimo, divertente, spassosissimo, frizzante, romantico e anche per molti versi anche intenso. Quindi veramente consigliatissimo se amate questa autrice. Bene, anche questa recensione si conclude qui, spero che vi sia piaciuta. Nelle schermate finali troverete anche la recensione di questo, è solo una storia d'amore che, devo ammettere, mi è piaciuto di più rispetto a questo.
non che dica sono tutti due belli, però è solo lo stato d'amore veramente mi ha lasciato qualcosa, mi ha lasciato qualcosina in più. Questo è il mio parere assolutamente sincero. Comunque faccio i miei complimenti ad Anna per aver creato questa storia veramente molto bella e divertente. Ti prego, basta fisime sull'età, facciamone meno, Annina bella, ti prego. Quindi aspetto adesso con ansia il nuovo libro, quello di Norman e Alex, perché almeno sono curiosa, perché Norman è un personaggio che mi intriga tantissimo. Vi ricordo poi che nel link del blog, nell'info box, trovate tutte le info riguardanti il libro, prezzo, trama, numero di pagine, tutto quello che vi serve per farvi un'idea. Troverete anche i link di Facebook, Twitter, Instagram, vi invito a trovarmi, che mi fate tanto tanto contenta. E vi mando un bacione enorme e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!